Salve. 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 Posso parlare con lei? Salve. Sì, mi dica Allora, pure, vado. io avrei bisogno di una redattrice, posto giusto? Eccomi qua. Ah, perfetto, piacere, mi chiamo Tony. Piacere, caro. Film e Criri. Piacere. Allora, noi abbiamo appena preso una casa, ma ovviamente è tutta vuota, quindi ci servirebbe qualcuno che ce la allestisca Bella un Greta. po'. Esatto, sì. Va benissimo. Sì, guardi, le dico, il modo migliore sicuramente di parlare di queste cose, insomma, è andare direttamente a casa, quindi, insomma. Ok. Va bene, allora come funziona la mia sala? Come macchina? Mi segue? Gli Sì, dico dov'è? come vuole lei, se mi vuole dare un passaggio, insomma, così intanto magari chiacchieriamo anche sull'arredamento, se aveva qualcosa già in Esatto, mente, dai. insomma. Va bene, dai, mi segua. Andiamo. Va benissimo, Se è caro. libero, andiamo. Sì, Bella. le piace. Sa che forse è l'unico che ce l'ha in città al momento? Ah, ragazzi, allora vi dico la verità. Questa casa qua è temporanea, non è la casa de... Cioè, questa è la prima. Poi quando facciamo esperienza nell'RP, che diventiamo più forti, più grandi, diventiamo importanti, che non dobbiamo andare a raccogliere la Maria per fare i soldi, ci danno un parco, ok? Quindi questa è la casa iniziale, ok? La casa iniziale. Salve, ciao ragazzi, come Ciao, state? Tutto a posto? buonasera. Ti presento... Vieni a farti un bagnetto, Africa, per favore. Mega dopo Siamo bene, voi? Sì, Avrei dai, preferito vieni. che fosse stata una bella ragazza a chiedermelo. Ma sei No. fidanzato, Africa? È certo che sono fidanzato, E ma cosa c'è? allora, Troppi che ragazze di una tre. alla Bidone volta, basta per d'oro. tutte, Oh! eh? Allora aspetta, allora non farti il bagno con noi, per favore. Vabbè, secondo me Avete paura dei potremmo. serpenti? Si rischia. Ha un bel pitones per caso, lei? Da piccolo mi chiamavano Air Python. Ok, perfetto. Beh, mi invitate a casa che mi metto il Vieni, costume. vieni. Ma allora l'avete comprata sta L'abbiamo preso, tappeta? sì. Mazza il Volevo costumino. quello sgombolatoio. L'hai visto? Mamma mia, che Faccia! Oh, hai Sei capito! infradito. Guarda qua, guarda qua. Guarda l'infradito. Mamma mia! Guarda che presenza. Mazza! Ragazzi, Guarda qua, incredibile! guarda che estensione. Guarda il muscolo, guarda il bicipite. Mamma, guarda, si vede il bicipite che si muove da qua, Guarda, guarda. guarda! Beh, alla fine... La vista è bella, eh. Sì, diciamo la vista paga Ah, dell'investimento. Quanto l'hai sì. pagata? Un milione e mezzo. Inghia. Ci sta, ci sta. A proposito, dobbiamo parlare anche un secondino di affari. Sì, vabbè, andiamo in acqua. Riscaldata, spero, la piscina. Sì, Sì, è calda, è calda, è assolutamente. calda. Africa, vieni un attimo da Sì. parte. Signori, posso... Vi dispiace un Prego, secondo? prego, prego, vai, prego, non lo deve neanche prego, prego. chiedere, signor Tony. I due regali li faccio contenti, ma d'altra parte voglio i risultati, ecco. Beh, hai fatto degli investimenti, quindi hai Sì. avuto dei costi. Certo. Ma adesso devono rientrare. Ok, bene. Io volevo dirti una cosa. Io al momento vorrei investire qualcosa per dare delle armi ai miei, giusto per dare sicurezza nei campi. Ok, c'ho 4 milioni e 3, qualcosa. E niente, al momento siamo messi così, quindi oggi lo sfruttiamo più che altro per prendere i primi pezzi, andiamo a fare un po' di ronda, a vedere come sono i posti. Oggi hanno rapito Mimmo della rimozione. Il direttore? Sì, ma infatti Hanno rapito? l'hanno E come mai? rapito, non lo Come so, hanno sparato anche al suo dipendente, ne hanno rubato tutti i soldi. Quindi non lo so, sono stati degli uomini militari, cioè vestiti verde militare. Non ho idea. Io so che Mimmo è in buoni rapporti con Manuelore, magari riferirò io a lui. Questa mi giunge nuova. Non sapevo che Berlino, Manuelone aveva grazie dei dei beat. contatti con Mimmo delle rimozioni. Comunque, fatto bene a dirmelo perché c'è un interesse anche mio in quel posto. A few moments later. Certo. Allora facciamo così, noi adesso organizziamo, mi dici dove e come prendere Allora, tieni la almeno tua per il momento. 5 Devo darle armi, 5 a... pistole semplici, 5 giusto? pistole? Giusto per essere con le pistole giuste. Perché al momento ne abbiamo, credo, 3 o 4. Io non ho mai visto un imbecille del genere. È caduto il re! Tori, È caduto Non il è re! vero. Fa mocker, è caduto il re! Non lo so, l'ho guardato, era No, su e un minuto ragazzi. dopo era giù. Ma come ha fatto a cadere? Non lo so, mi stava guardando così, No, emozionato, è no, caduto. si è incastrato nella...
Doni, pensi di aver fatto bene a comprare questa casa? Minchia, è secondo sveglio, me già ne abbiamo perso una, e uno. Mi sa che non sarà la prima volta che succede una cosa del genere. Ma mi sa che è la seconda volta che lo fa, gli arriva anche un proiettile in testa, così non diventa più casa sua. Beh, io direi controllate se è morto, perché da questa... Da queste altezze? Beh, forse si è salvato perché ha sbattuto prima qua. Pronto? Pronto? Sì. Oddio, chi sta parlando? Sono Maschera Nera, quanto tempo è? Maschera Nera, ciao, come stai? Tutto bene. Allora? Io c'ho un cazzo di chilo, c'ho. Oh, questo mi piace. Che è successo? Bene, mi certo piace. Certo ti piace, ce l'ho pronto, l'ho fatto pure subito. Bene, bene, sono contento. Dove ci vediamo? Dove vuoi tu? Dimmi una posizione e vengo, dai. Adesso? Sì, anche adesso, bene. Anche dopo, come vuoi tu, allora, dove precavo. Stai calmo, facciamo adesso... Tanto ce la facciamo in mezz'ora, no? Sì, bene. Certo che ce la facciamo, certo. Ti mando la posizione, attendimi. Va bene, grazie, ciao. Ciao. Ragazzi, da lavoro, dai. Ma come cazzo è vestito? Cioè, l'hai già da fatto lavoro, questo? Ragazzi. Uè, Africa. Ascolta, un lavoro per te. Sto andando a prendere la roba dai Zoom e poi... Tanto anticipami comunque. Sì, mi ha fermato un ragazzo. Sì. Si è proposto di vendermi dell'insalata. Ok. Io non lo conosco, non so nulla di lui. Ok. Quindi ti affido questo lavoretto a te. Ok. Ok, io non so chi è, puoi anche essere un poliziotto, quindi massima attenzione. Va bene. Ecco qui, cazzo, c'ho un chilo di roba tutta qui dentro, tutta. Bene. Provala, pagliaccio. Prova, pagliaccio, vieni qua. Prova a provare qualche mio ragazzo. Prova a provare al bufalo. Bufalo, dove stai? Vieni qua. Com'è la qualità? È troppo buono. Va bene. Ok. Ci ho messo un sacco di tempo per farla, mica semplice. Vi devo dire pure una cosa dopo. Dimmela adesso. Allora, io stavo raccogliendo la Maria. Sì. Su un campo ho trovato due persone. Uno vestito con lo zainetto argentino. Okay. L'ho preso solamente per sapere che stava facendo, perché era da solo. E un'altra volta un signore strano. Allora, l'argentino mi ha dato due nomi di persone che hanno detto che vendevano la Maria. Mi hanno parlato di un certo Baba. Ok. E poi un altro signore mi ha detto due nomi, mi ha detto il primo nome, cazzo, che adesso non me lo ricordo. E poi mi ha detto anche che Tony Ciabatta vendeva la Maria. Quindi all'argentino ti ha detto di Baba e di Pablo? Sì. E quell'altro ti ha detto di un certo Tony Ciabatta, ok? Sì. E ha detto che era l'amico di un certo James, che aveva avuto dei screzzi con... Basta, James. Con questo Tony Ciabatta. Ascolta, Izuna. Sì. Se ti do un lavoro da fare. Sì. Mi devi portare questo... Sia questo argentino che questo ragazzo qua. Tu credi che fossero nello stesso gruppo? No, perché erano in due momenti differenti. Quindi vi porto a questo qui, a questo Sharon e a questo Oscar, va bene? Sì. Ma questi quanti soldi sono? Sono tanti, fidati. Non ti preoccupare, rimarrai contento. Se mi porti il resto, ancora di più. Sì. Ascolta, devo farti fare questa cosa qua, è importante, perché dopo io ho un incontro. Ok, dimmi. Allora devi prenderti questo numero, adesso te lo mando, lo devi contattare, devi fare un incontro. Può essere un'imboscata, può essere polizia, devi essere preparato per qualsiasi cosa, ok? Ok, va bene. Quello questo qui mi ha fermato davanti al concessionario e mi ha detto che ha dell'insalata da vendere e sinceramente io non so perché ti una persona nervosito, così... Ti sei nervosito, assolutamente. È normale, io ho detto dammi il numero e quindi voglio sapere informazioni su questa persona, ok? Va bene, grazie. A dopo. Figurati. A dopo. Allora, novità. Adesso io darò... una location al ragazzo. Mm-hmm. Voi lo andate a prendere, che è una location un po' così. Okay. Lo andate a prendere e l'ho portato in un altro punto che vi dirò io, ok? Facci una cosa. Pronto, ce l'ho. Che cosa? Il tipi? Ce l'ho, cazzo! Ce l'hai tutti e due? No, solo uno. Chi hai? Sharon. Hai Sharon, perfetto. Allora, sì. Aspetta che sto finendo l'operazione e poi ti dico. Vabbè, dove aspetta. Dillo sotto. A posto, mi dici tu quando? Io aspetto con lui, va bene? Più informazioni possibili. Va bene, ciao. Ciao. Si presenti. Buongiorno, mi chiamo Alex. Sono un ragazzo che è qui in città più o meno da 2 settimane. Sì.
lavoro da solo, raccolgo da solo, processo da solo, mi faccio, diciamo, il culo ogni giorno, mettendo a disposizione la mia vita per guadagnare qualcosa. Da solo? Da solo, sì signore. Oggi avevo 2 kg processati e ora qui con me ho 100 kg già processati. 100 kg, sì. 100 kg? Ho 100 pezzi già processati e altri 559 processare, poi a casa ne ho altri. Ok, a quanto la vendi tu? Guardi, oggi l'ho venduta a 200 al pezzo. Facciamo così. Ti metto alla prova, ok? Mm-hmm. Voglio che tu mi faccia vedere come raccogli la marijuana. Ok. Trovo un modo, ok? Mm-hmm. Mi sembri sincero. Mi porti il primo chilo, però voglio tutto filmato, che lavori da solo, è chiaro? Ok. E te lo faccio a buon prezzo. Se sei in grado di farlo da solo, ti verrai ripagato, vai tranquillo. Mm-hmm. Un chilo già processato, giusto? Certo, un chilo pronto, okay, da vendere. Ti do 2 giorni, ce la fai? Auto pronta. Certamente. Bene. È stato il ragazzo. D'accordo. Mezzo chilo. Presto, Alex. Ciao Alex. Arrivederlo. Sono pronto. Ecco, ce l'ho. Ok, allora. L'ho nascosto in un punto, l'ho nascosto. Al labirinto. Ok. Portalo. Sì, ti mando il civico? Mandami il civico, va bene. 816. Va bene. Ok, ti aspettiamo, ciao. Ciao. Il signor Sharon, lui stava raccogliendo un giorno. Sì. L'abbiamo preso per avere controlla il documento. E ci ha detto che lui voleva vendere la Maria non processata, 180 al pezzo. Sì. Lui stava leggendo i nomi. Era arrivato a un certo punto un certo Tony Ciabatta, che tra l'altro ora non ha neanche più nella rubrica. Non mi lui ci ha detto che questo Tony Ciabatta l'ha conosciuto al Bahamas, sì, e che comprava la roba. Nome, no, e cognome. Io sono andato a vedere il numero, e il numero era il numero di Pagliaccio, penso suo. Gli avevo fatto dare il tuo. Ah, quindi ok, ho il mio numero. Ah già, sì, perché secondo sanno ancora un cazzo. Hai fatto un errore, bisogna ucciderlo. Chiaro. Non hai mai parlato con Peppe di queste cose? Ma Vierma, sì, no? Ma ho parlato con un... A posto. Ah, a posto, ecco qua. 2,85 più 70 di adesso, va bene? Grazie, troppo gentili. Siete bravissimi voi, siete bravi ragazzi, mi di soldi. Vado a comprarmi delle armi. La prossima volta presentati limousine, però. Ok? E certo, mi sono sempre limousine, cazzo. Ciao. Anzi, io vorrei un carro fune per muovermi. Ciao. Arrivederci. Una nuova informazione, ma sì, quando quel nostro amico in comune, che inizia con la I, avete fatto l'incontro, ti ha detto che ce n'aveva un altro, per caso, da vendere? No. No? Però so dove vive, se vuoi. Quindi okay, ho anche parecchie informazioni per quanto riguarda la rimozione, mi ricordo che eri interessato. Mm-hmm. Sì, allora d'accordo, aspetta che ti aggiorno. Ho un sacco di info, Africa, quindi è perfetto, molto importante che tu ci sia. Ok, okay, ciao, d'accordo. Ciao. Africa. Sì, sto arrivando. Ah, ok, fermate Nicole, dite che sta arrivando Africa. Così la fate rimanere qua. Minchia, guarda come è partito. Poteva anche guarda che la mia ragazza mi ammazza. Sì, sì, no. No, vai tranquillo, perché Ciccio si è svestito per buttarsi in piscina e poi l'ha ricorso. Ciccio. Sì, ma gli sbarro, Ti dico di rivestirsi, ti aspetto. Ciccio, ti copri, per favore. Ciccio. Che onda. Non è il massimo rincorrere una ragazza di Africa in col cravattino, poi. Io mi stavo spogliando per fare un tuffo in acqua, avete detto di fermare la ragazza. Sì, ma vestiti che sta arrivando. Mi faccio un tuffo e arrivo. Non ti consiglio di farti vedere così. Ok, devo rinfrescarmi le idee. Ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Tutto state bene? State fortunando la mia ragazza, vero? No, no, assolutamente. No, no. Qual è il numerino magico? Anzi, l'abbiamo offerto pure da mangiare. Perfetto, ottimo. Questo Alex lavora da solo, ti ha fermato perché dici che non sembri uno sbirro, quindi... puzzato tantissimo, Africa. Io non mi fido. Visto che dici che lavora da solo, vai a fare una raccolta con la GoPro e poi mi fai vedere che sei da solo. Ok?
Perché questo qua vende a dei tipi vestiti di nero con le maschere a 200 al pezzo. Gli ho dato 2 giorni, ragazzi, avevano detto. Sì, 2 giorni di tempo per portarmi mezzo chilo, più il chilo che aveva e basta. Quindi... Ho parlato di altro quando mi ha incontrato. Cosa ha parlato, scusami? Mi ha detto che c'era anche altra roba. No, questo non me l'avevi detto, Africa. E lui mi ha parlato stava voi a scoprirlo. Mi ha parlato solo di Maria. Lui mi ha detto che c'era anche altro. E voi non gli avete fatto questa domanda? No, assolutamente. No, ho parlato solo di Maria. Vabbè, al massimo vediamo se prenderà la fiducia sulla Maria. Al prossimo incontro gli chiedo se ha anche altro. Ok, quanto gliela comprate la Maria adesso? Ma visto che comunque la vende a 200, vuol tirar su di più al primo incontro, sicuramente non per i 220. Ok. Seconda questione, Africa, che sicuramente interessa anche questa qua. Mm-hmm. Allora, in quell'incontro lì qualcosa è andato... per vie traverse. Ti ricordi, Mimmo, della rimozione che è stato rapito oggi da un certo... Sì. Dei certi tizi vestiti di verdi con la maschera d'animali. Bene, erano uguali. Quindi secondo me è stato in zona. E c'era uno con la maschera da topo che si fa chiamare Parmareggio. E effettivamente l'hanno chiamato Parmareggio. Bene. E quindi a chi è rubato Mimmo della rimozione sono state la gang di zona. E ti posso dire anche se vuoi dove vivono. Che li abbiamo seguiti 8-3-2. Avete finito oggi di lavorare? Io sì. Siete stanchi, poverini. Vedo il sudore sulla vostra fronte. Hai visto? Oggi abbiamo fatto grandi progressi. La casa, le macchine. Siamo contenti, bravi ragazzi. A parte Ciccio, che è un po' stupido, non ha preso le medicine oggi. Ok. Domani prendete l'erba appena ce l'avete. Tesoro, poi gli diamo i soldi. Gli paghiamo 300 al chilo, ok? Va bene, 300 al chilo, va bene. Ok. Ciao Africa. Ragazzi. Ciao. Ci vediamo. Ciao ragazzi. Ciao. Buona serata. Ciao.